Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. La tua parola, Signore, sia sempre più nella mia mente. Sulle mie labbra e nel mio cuore. Risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a Maria di Magdala, dalla quale aveva scacciato 7 demoni. Questa andò ad annunciarlo a quanti erano stati con lui ed erano in lutto, in pianto, ma essi, udito che era vivo, che era stato visto da lei, non credettero. Dopo questo apparve sotto altro aspetto a 2 di loro, mentre erano in cammino verso la campagna. Anch'essi ritornarono ad annunciarlo agli altri, ma non credettero neppure a loro. Alla fine apparve agli 11 mentre erano a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. E disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Parola del Signore. Ecco, meditiamo in 3 brevi passi successivi questa parola che abbiamo ascoltato. Credere, testimoniare Gesù e farlo davanti a tutti. Credere che Gesù è veramente risorto. Gesù a questo tiene tanto ed è, credo, l'unica volta nel Vangelo che rimprovera fortemente i discepoli. Gesù ha sgridato Satana, eccetera, ma non si racconta nei Vangeli che Gesù abbia rimproverato i discepoli, tranne in questa occasione. Li rimprovera fortemente perché non hanno creduto a quelli che testimoniavano la sua risurrezione. Perché questo grande rimprovero? Perché Gesù sa bene che da questa mancanza di fede si perde la salvezza e si perde il frutto principale di tutto il suo amore e la sua opera. E poi, se questa mancanza di fede accade nel cuore degli apostoli, si privano tante persone di una testimonianza potente sulla risurrezione di Gesù. E questo rimprovero di Gesù è anche una medicina per noi, perché possiamo anche noi essere malati come loro di una durezza di cuore, di una difficoltà a credere a questo che è il punto principale della salvezza della nostra fede in Gesù. Ecco, quindi andare proprio col suo aiuto, anche con l'aiuto di questo rimprovero, verso una fede viva in Gesù. Dite con me: Signore Gesù, io credo che tu sei veramente risorto, che tu sei vivo, che posso parlare con te, che posso ascoltarti, che posso vivere in comunione con te, soprattutto attraverso la comunione eucaristica. Così sia. Ecco, quando questa fede in Gesù è forte, sveglia, nasce in noi la spinta e la potenza di testimoniarlo. E lo vediamo innanzitutto nella prima lettura, quando Pietro e Giovanni sono andati al Tempio e hanno guarito questo storpio dalla nascita, e quindi è nata tutta questa gioia nel popolo e in lui certamente di poter camminare, non avendo mai camminato prima, eccetera. E i capi del popolo si arrabbiano molto contro di loro, li fanno arrestare, li portano anche in giudizio nel Sinedrio, e di fronte a questa situazione, pur minacciati, loro danno una testimonianza fortissima su Gesù.
senza paura, tanto che questi maestri della legge, esperti nel parlare, non sapevano come rispondere. Avrebbero voluto farli scomparire, ma avevano anche paura della reazione della gente, che era entusiasta, eccetera, eccetera. Ecco, e poi quando sono minacciati che devono stare zitti, non devono più nominare Gesù e la sua risurrezione, Pietro, ancora più forte di prima, dice: giudicate voi che siete maestri della legge, se sia più giusto obbedire a Dio che a voi. Noi non possiamo tacere ciò che abbiamo visto e udito. Ora, questa forza di testimonianza non solo noi ne abbiamo bisogno, ma in certi momenti lo Spirito Santo ci darà di farla, perché anche per noi arriva l'ora in cui c'è un conflitto tra quello che noi sappiamo di Gesù, l'esperienza che abbiamo con Lui, e la forza che ci viene dal mondo. Il mondo, che allora era rappresentato dal Sinedrio, cerca di contrastare la fede in Gesù. E il demonio, è soprattutto questo, cerca di fare, non tanto di spaventarci, ma di spegnere la fede in Gesù. E di fronte a questo noi dobbiamo dire: bisogna obbedire a Dio più che agli uomini. Quando il comportamento e le leggi degli uomini sono in contrasto con la legge di Dio e quello che Lui fa, noi dobbiamo prendere posizione a favore di Dio. Vincere il rispetto umano con un rispetto più profondo di Dio stesso. Perché è giusto fare così. Questo ci mette dalla parte della verità e ci fa andare avanti verso il bene. E poi dal Vangelo prendiamo anche questa testimonianza, non dobbiamo farla solo verso qualcuno, diciamo, dobbiamo farla verso tutti, perché Gesù dice: andate in tutto il mondo, annunciate a tutti il Vangelo. Il Vangelo è proprio questo, è Lui morto e risorto, quindi il coraggio di testimoniare Gesù e di prendere le sue difese nel mondo. A volte senza parole, diciamo, e non è che dobbiamo sempre discutere, ma qualche volta anche con le parole. Ricordo Chiara Lupi che diceva ai suoi: la parola è l'ultima cartuccia che abbiamo, prima la testimonianza, il servizio e l'amore, però qualche volta bisogna usare anche la parola. Così sia.